Ciao, sono Claudio, ho un'allergia ai gatti ma non mi interessa. Guarda, intanto lì c'è un video di dove i gatti in montaggio. Ma lì sei più giovane, dimmi. Ah, te l'ho detto che hai allergy symptoms. Ma è uomo per donna, in generale. È generale. Lei è rimasto incinto. Senti, scusami, che devo fare? No, no, prendila. Uno? L'avevo presa all'aeroporto perché anch'io avevo problema. Non io, sta preoccupando. Cosa? Soffri di asma? No. Liver disease? Fegato? No. Reni? No. Va, puoi prenderla. Vado? Si, aspetta un attimo. Vai. Sì, vai tranquillo. Oh. Guarda che gli occhi come sono bianchi adesso. Ma buonasera. Ma che miseria. Aspetta, questo è il collirio. Ma è la luce o è il collirio? No, no, è il collirio questo. Mio Dio, ciao, cosa stiamo facendo? Allora, io faccio il naso. Vabbè, permettiamo. Sì. Vai. Permettiamo una cosa. Siamo invecchiati. Sei invecchiato, sono invecchiato sì, io. Ma ti credo, finché c'è la luce va. Adesso aspetta, occhio. Adesso sei di nuovo giovani. Chiudo, però sei anche cieco. Allora, siamo invecchiati. Ma di un paio d'anni. Ma quattro. Quattro. Ma possiamo fare dal qualcosa? Dal primo video, non dal da... Primo, no, dal primo. Ma possiamo fare qualcosa? No. Come no? Cioè sì. Io. Inizia, ma adesso io lo trasformerò. Hai aperto un canale per un motivo, per aiutare le persone a sentirsi più belle e più giovani. Adesso tu devi fare in modo che io e te... Sì. Ci possiamo sentire più belli e più giovani. Giusto. Vai. Cosa stai facendo? Adesso... Intanto togliamo i punti neri. Ma... Abbiamo detto che togliamo i punti neri. Certo. Questo aspetta, dice, scusa, zoomata sui punti neri, dove, in che zone? Ovviamente il naso, perché okay, lì c'è il nasone. Eccolo. È sempre bello avere un'amica. Togliamo sincera. La luce per far vedere i punti neri. No, mettiamo la luce per non farli vedere, alla Barbara D'Urso, vai, che devo fare? Cioè, di solito si va in bagno, ci cioè si bagna, però invece... siccome lui è pigro, lo bagno io con... Ma questa è solo preventiva. E mettiamo il nostro pore strip. Male? Quindi questo trattamento ringiovanente, detossificante, cioè, rilassante per uomo. È un pacchetto tutto in uno. È una presa per culo, ragazzi, perché qui c'è un... Adesso vedrai. Quando dopo vedrai come sarà. E lei c'è come mia madre, che gli piace pulire casa. A lei gli piace vedere i punti neri sulla cosa nera quando li toglie. Perché mia madre, se tu fai il letto, lei lo deve rifare per quello che sono andato via di casa, non per altro. Ti voglio bene, mamma. Adesso andiamo a... Cos'è questo? Mettere... Oh mio Dio! Ah, ecco. Il mio prodotto preferito per combattere i segni dell'età, dato che Claudio Di Biagio mi ha detto che si sente un po' invecchiato. Per combattere i segni dell'età. I segni del tempo. I segni del tempo, perché un romanzo questo? Di Umberto Eco. Diventa poi panda in totale, perché vedo esatto, già una roba esatto. Nera. Cioè, Kung Fu Panda praticamente versione... 3 anni dopo. Esatto. 4 anni dopo. Esatto. Adesso... Quando a Back to the Future. Adesso... Arrivo. Tu che sei in campo anche tu? Tutto. Oh, no. No, non sei in campo, è vero. Vabbè, ma... Cosa stai facendo? Oh, madonna, ma... Ma sì, ma che è? Ma che cosa è? Ma che hai fatto? Ma che è sta medivisione? Che dobbiamo fare? Oh, no! È la mid julep. Per il momento! Che rate! Bravo Claudio! Cos'è questa? Mint Julep. No, tu sei tutto ormai, sì, sei diventato ormai... un esperto. Cioè, ma apri il canale di makeup. Ci ho pensato. Fai uno spin-off. Io c'ho la barba. Ah sì! E invece andiamo a mettere una... Aspetta. Glycolic peel. Aspetta, per... ma devi ascoltarmi. Io ho la barba. Lo poi... so, non ti preoccupare, non andiamo sulla barba. E poi adesso nelle altre zone mettiamo appunto il glycolic peel per illuminare la pelle. Però è un peeling molto leggero questo. È un peeling molto leggero, sì. Non si scortica. No. Aspetta, ho messo un po' troppo. Ed è solo partito da senti. Quindi... Mi vedi un po' invecchiato? Alla fine sarai più giovane di me. Sì, adesso avrò 18 anni, 19 a fine del trattamento. È la nuova moda comunque. Una volta si usava mettere una sola maschera su tutto il viso. Poi sì. Si è scoperto che in realtà, siccome il nostro viso ha diverse zone, diverse necessità, la cosa migliore è andare con diversi tipi di maschere a trattare tutte le varie zone del nostro viso. Quindi è come dire che del maiale non si butta un cazzo. Questa un po' la possiamo, no? E voilà! Adesso aspettiamo i nostri 15 minuti che tutto quanto faccia effetto. Però io in 15 minuti invecchio ulteriormente, quindi non funziona. Ma tu invecchi di 15 minuti, ma questa cosa qua ti toglie almeno 2 mesi. Quindi
ringiovanisco di un mese e 15 minuti. Un mese, 29 giorni, 23 ore e 45 minuti. Beh, ha detto Amante. Cazzo. E che sto spischiaio? Che vengo dalla montagna del sapone? Mi pare giusto, mi pare. Mi farò vedere il risultato fra circa 15 minuti. Prendi una foto di Brad Pitt in Curioso caso di Benjamin Button alla fine, esatto. Quando c'ha 22 anni, vedo che l'hanno fatto tipo in 3D praticamente. Non e niente, ragazzi, se volete essere belle come me, belle, venite qui. Se pagate, trasformata anche in una donna, pagate almeno 700 euro di volo per venire qui e farvi mettere delle cose in faccia che mi stanno peraltro bruciando tantissimo. Ah sì? Vuol dire che ne hai bisogno? Funziona, vuol dire, esatto, che ne avevi bisogno? Sì. Perché vuol dire che la tua pelle era molto secca. Cioè, come se io te meno e te fa male, vuol dire che ne hai bisogno. È come quando tu, cioè, scusa, sì, quando ti fai male e ci fai, cioè, prurito perché la crosticina ti sta facendo prurito. Ripeto, voglio tornare su quel concetto. Io ti meno forte. Se a te fa male, vuol dire che ne hai bisogno. No. Hai bisogno. Hai bisogno delle botte che ti sto dando. Dov'è che ti fa male? Gli occhi? Allora, mi fa male. Allora, vabbè, in primis qua. Perché vuol dire che sei molto secco, sì. Anche a me succede, quando sei molto secco, che hai preso freddo d'estate, quando ti prendi l'abbronzatura, esatto, ti metti il dopo sole, brucia, esatto, inizialmente, poi ti... Sì, ma fa freddo. Però la tua pelle deve bere. Aspetta, ma ho detto estate, tu dici fa freddo, mettete d'accordo, non sto... Ma è la bruciatura, cosa, è la bruciatura che... da freddo, bruciatura da caldo. Ah, ecco, una cosa è talmente fredda che fa il giro e ti... Sì, più o meno, sì, sì, più o meno quelle da lì. Quindi, io adesso queste me le dovrò comprare. Sì. Beh, costano $54, tipo. Quindi non me le comprerò. Spendo di meno a venire qui. Adesso vengo una volta al mese e facciamo questa cosa. E voglio però un parere delle ragazze che seguono il canale di Clio Zammatteo. E ditemi, sono veramente invecchiato? Secondo me no, vero? Beh, per forza, soltanto una persona che è ignorante direbbe di no. Perché tu, anche tu sai, adesso rispetto a quando sei entrato in casa mia sei invecchiato. No? E sapessi te. L'ultimo video che ho fatto dicevo una cosa tipo ho 30 anni e una mi ha scritto 30? Cavolo, io ti andavo tante di più, almeno 40. Hai capito? Io andavo una 45ina, zio. Ma sei vecchia, sei. No, allora diciamo questo, le persone che ti seguono e che in generale seguono le makeup artist, che in generale seguono le donne su YouTube, sì, hanno, tendono ad essere molto sincere, molto aperte. Ti metti un po' il bruco a capo che c'è pure le labbra secche. Questo okay, ti dovrebbe piacere come sapore, no? Sì. Ok. E non stiamo tagliando i capelli. Vero, no, perché sennò vabbè lì, ciao. Allora, dicevo, le persone che seguono, le ragazze che seguono le ragazze, so, io to, Italia, hanno questa, tendono ad essere... Molto. Tendono ad essere molto sincere, nel senso che loro... Non hanno dei filtri, è come se tornassero a uno status di fanciullesca sincerità. E ti dicono le cose senza filtri, l'hai notato? Che ne so, se vai sotto i video di altre tue colleghe, di che è una tua collega, o insomma, le colleghe, che te ridi? Allora, quindi siamo pronti a togliere 15 minuti? Cose? Ma cosa stai dicendo? No, mancano ancora 10 minuti. Come qualche cosa? Con quello che costa, tra l'altro te la tolgo, eh. Scusami, quante ne do? Madonna, quanto pizzica. Ah, vuol dire che, no, veramente, vuol dire che quindi, sei super secco. Io ripeto l'insegnamento: si menate a qualcuno e quel qualcuno se fa male, vuol dire che se lo meritava. Vuol dire che aveva. Che gli serviva. Esatto, perché io gli serviva. Come con mia nonna quando parla, che non si capisce niente, va a mettere sottotitoli. Sotto. Tutti i non romani, come nonna. Se gli fai male, vuol dire che gli serve. Se che no, ha se bisogno. Tu che ha bisogno, che ne ha bisogno. Che se tu fai. Se tu tiri una pizza a qualcuno, qualcuno non ti dà una pizza. E tu dici: guarda, a me non mi ha pizza, uno schiaffo. Sì. Cioè, a me non mi ha fatto male. Sì. Vuol dire che tu non avevi bisogno no, di insegnamento. No, ma l'hai capita la storia del perché ti brucia? Perché sono disidratato, secco. Secco, ma non magro. Vabbè, quindi dopo questo, dopo quanto altro tempo dovrò farlo? Beh, questo potresti tenerlo su anche tutta la notte. Tutto il mese. Questo potresti rilasciare aprile tranquillamente, con tutto quello che costa. Finché non si stacca da solo, quando diventa secco. Cioè, si stacca da solo. Sì, perché diventa un pezzo di carta secca, ovviamente, quando perde tutta l'umidità. È vero, si capisci? Conferma. Aspetta, ma l'umidità la prende a me, ma se io sono secco. No, ah, no. Dà l'umidità, per il principio dell'osmosi è di una bontà e di una generosità in grazia incredibile. Cioè, è generoso con me questo cerotto. Ti dà tutto. E poi si stacca da solo e muore. Ma io no. Che significa?
Se arriva, lui sta lì attaccato e fa capo, ci penso io. Ci penso io, Claudio. Ma siamo già a buon punto. Ti lascio tutti i miei liquidi. Eh beh, abbastanza secco, sì. Manca poco. Ah, ma però no, non sto parlando di questo. Di tutte e due. Perché questo bisogna toglierlo, perché sennò diventa troppo secco. Questi invece sono umidissimi, senti? Ah, che sta... Ma che è? Ma sono io? Sì, sei tu. Che vuol dire? Senti, li tocca lì. Oddio, non me l'ho mai visto ancora. Ma che è questo? Joker fatto male? Ma che cos'è? Ma mio Dio, mi sono spalmato una torta alla menta in faccia. Cioè, tipo, sono tornato in cucina. Claudio, cosa stai facendo? Ma che è? Ma è orribile. No, sei semplicemente con le maschere a zone. C'ha soltanto il piccolo problema che fa cadere i capelli. Quelle cose. Ah, vabbè, questo no. Basta che fa cadere il pisello. Fai vedere, fai sì, vedere. Ero. Aspetta, faccio vedere. Zoom, vai. Zoom sulla luce, però mentre la luce... vai, cambia fuoco. No. Ma comunque, loro sono abituate, cioè non è una cosa strana. È uno dei miei prodotti preferiti da anni. E loro? Lo conoscono. Lo usano? Molte. Ma loro sono belle o brutte? Eh? Questa domanda è un po' complicata. Sono belle le persone che ti seguono? Beh, o sono brutte? Dove vai? Loro belle. Sono belle come sono. Facca, ma da facca, ma l'abbiamo... Allora, leggiamo un passo. No. Sono... Sì, da chi te ridi? Ha scritto te, ma che vuoi? No. Oppure c'è il Ghost Rider, sai come fa VJ? Sono seduta sul divano. Che ci vuole una musica dalla regia? Grazie. Va. Sono seduta sul divano in soggiorno. Con una maschera all'argilla sul viso. Oh, è la storia della mia vita. È incredibile, eccomi qua. No, ma neanche se ci fossimo vestiti d'accordo. No, è che è incredibile, cioè, capitolo 13, tra e porta pure ieri. Sono sul diverso giorno, con una maschera all'argilla sul viso e i capelli raccolti in un asciugamano a mo' di turbante. Che è una cosa che era successa anche a me. Sto cercando di capire che cosa stia facendo... Paffinette. Ah, dicendo Paffinette, chi è? È una ragazza che faceva video su YouTube. Nel suo ultimo tutorial su YouTube. E alzo il volume per sovrastare la voce di Bethany che in cucina canticchia. Bethany, no? Ah, Bethany. Bethany è quello di The Beats, con la radio accesa. Mi sistemo un altro cuscino dietro la schiena e mi avvicino al PC. Secondo me però nel gesto che tu hai fatto questa volta ci è scappato un peto. No. Cioè, ti sistemi, hai il culo alzato, è il momento in cui lo fai. Non ti guarda nessuno, ti guardi intorno. Dopo una notte da Claudio, le mie giornate sono cadute in preda alla solita routine. La mattina mi alzo e vado a lezione alla Mood. Che cos'è la Mood? Makeup designer. Ok, grazie. Il pomeriggio frequento il corso d'inglese, osservo birra e hamburger al McGuire's e la sera studio. Ma fremo! Soprattutto per le lezioni di alla New York University. Non tanto perché la Thompson mi ha preso di mira, no. Sì, non tanto perché la Thompson mi ha preso di mira, credo abbia capito che l'advanced non corrisponde al mio vero livello. Né per i donuts alla fragola che mi aspettano quasi ogni pomeriggio sul banco. È soprattutto il mio compagno di corso a rendere... lui era il compagno di corso? No. Sì! Ah, lui! C'è l'inghippo! C'è l'inghippo! È soprattutto il mio compagno di corso a rendere interessanti... Le due ore di inglese! E adesso è l'ora di togliere la maschera! E quale? Quella tutta? Per i punti neri, intanto. Ma è fatta al vino rosso, perché mi sento veramente... No. Energico di nuovo, come mai? Quindi? Però c'è quasi azzeccato, la cosa lì fa un sacco di roba al vino. Madonna, no ragazza, cioè, no! Aspetta! Mamma mia! Ferma! Cosa vuol dire? Che c'è un sacco di punti neri! E questo cosa vuol dire? Che è impuro! Cerca di non fare troppi movimenti strani. Aspetta, fermo! Che non riesco a prenderlo. Ha cambiato colore come il naso, È dimagrito, Madonna. Ragazzi, chi c'è questo interesse? guardate qual è la merda sul viso di Claudio. Guarda che roba brutta. Allora, scusa, però. Chi? Innanzitutto non sono punti neri, sono punti bianchi. Ma vabbè, ma si chiamano punti neri. Perché non chiamano punti neri se sono bianchi? Ma si chiamano così. Ma perché se tu li guardi sul naso c'hanno la punta nera perché si ossida. In realtà sotto sono bianchi, ma quando tu li vedi sono neri. Ma perché li dobbiamo togliere? Perché sono brutti da vedere, ti fanno il naso nero. C'ho un naso nero?
Beh, guarda. Poco fa sì. Questo non me l'hai detto che l'avessi fatto con l'acqua fredda in fronte. Beh, era solo perché non va... di solito si va in bagno e ci si pulisce bene, ma siccome non vogliamo togliere questi qui che costano un sacco e vogliamo sfruttare fino quanto alla fine. Te l'ha detto che costano un sacco? Era giusto per dirti un messaggio subliminale di lasciare il money quando esci di casa. Ma io ti posso dire una cosa, allora se fossi l'estetista, sai quanto ti avrei fatto pagare questa cosa? Quanto? Ecco, diciamo, allora, raga, per essere no, belli come me in America almeno 150. Sì. A seduta? Eh sì. Per la Madonna. E devi pure lasciare la mancia. Scusa, e ogni quanto la dovrei fare? Una volta al mese. Ma che siamo scemi? Cioè io mi do i punti neri una volta al mese? No, i punti neri una volta a settimana anche. Però scusami, cosa vuol dire che io c'ho i punti neri? Che faccio schifo o ce l'abbiamo tutti? Tutti ce l'abbiamo. Sì, sì. Però ti levi te? No. Cioè sì, quando vuole sì, vuole sì. Sì. Sì sì, però anche lui rompi balls come te. Cioè, non è capito, che ma è normale, ma che ci frega noi di punti neri? Oh. Beh, ma poi quando ti vedi con il nasino un po' più bianco sei contento anche te. Sai che per un po' dobbiamo andare in bagno perché sennò con l'acqua fredda non viene via, sarebbe da usare l'acqua calda e farlo meglio. Cioè rimango pitturato come Joker praticamente. Esatto. Ma è serious. E questi possiamo toglierli? Ma mi fanno però più giovane, perché a me mi si sta proprio annerendo. Infatti qual è la domanda comunque? Esatto, cioè io sono partito con una domanda. Posso e lei mi ha fatto tutto giovane. Questo show. Esatto, mi puoi ringiovanire? Ho fatto un salatino per cosa? Per ringiovanirti. Allora, ce l'ho. Chi? Clio. Sì. Clio Zammatteo. Sì. La regina delle linee e dei colori. La regina, la maestra, la preside della scuola della bellezza di se stessi. Guarda che naso bianco questo, eh? Però vedi, sentite, sto facendo degli elogi incredibili per introdurti. Sì, ma non ci credeva. Silenzio. Cioè, Clio. Un uomo, perché tu parli sempre alle donne. Sì. Noi siamo tutti a c***o del c***o. E il c***o è la c***o del 2000. Sì. Giusto? Ok. Tutti bip incredibili. Allora, un uomo, ogni quanto e cosa deve fare per mantenersi giovane? Usare ogni giorno una crema idratante come fa la donna. Usare ogni giorno il burro cacao. Togliersi i punti neri una volta almeno ogni due settimane. E poi dopo, se è stato messo male come te, farsi pure le mascherine di nascosto. Sì. Possiamo toglierlo adesso. Guarda già, senti, prova a vederti. Sì, sì. Sì, no, proprio... Non vedi un po' neanche un po' di differenza? 2012. Un uomo, ricapitoliamo, perché ha il kit base... Allora, adesso facciamo l'ultima maschera. L'ultima maschera, che stai dire? Quindi il kit base per un uomo per stare in forma e per stare giovane. Non sta a guardare. Cioè, non so che sembra brutto da dire, non sta a guardare. No, ma chi è quella cosa? No, ma già me l'hai fatta, dimmi solo questo. No, non te l'ho mai fatta. Quindi è ancora peggio? No, dai, non guardare, non è peggio. Cosa? Come faccio a guardare? No, non guardare. No, ti piacerà, anche a me piace. È fredda? Questa la farei. È un po'. No, è temperatura ambiente. Grazie, Vito. Ci abbiamo qualcosa, tipo un mollettone? Bello! E chi se lo sarebbe mai... Ecco. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. No, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e fermo. Ma perché è così? Ma è carinissimo. E adesso parte. Solitario nella notte, ma se lo incontri gran paura fa il suo volto alla maschera. Tigre. Tigerman. Tigre. Tigerman. Non si è attaccata però. Perché c'è la barba, quindi resta attaccata sulla pelle, ma sulla barba povera bestia non ce la fa. La tiene un po' così. E vediamo fra 5 minuti come sarà diventato Di Biagio. Da quanti anni c'hai Di Biagio? Tiger Di Biagio adesso. 29. Esatto. Quasi 28, amiche e amici. Quasi 28. Vediamo cosa succederà fra pochi minuti. Oh. Beh, mazza. Facciamo una prima. Vabbè, però si vede molto più un bebè. Eh? Un bebè. No, ma l'ha bevuta, la tua pelle l'ha bevuta con la maschera? Sì. È impressionante. Vuol dire che avevi la pelle molto secca. Mettiamo un po' di crema, finiamo. Giusto per... Così si assorba anche il siero della maschera. Perché siero giovane non me lo facevi. Quindi oggi abbiamo imparato che se fate male a qualcuno e qualcuno si fa male, se lo meritava. Sì. Se eri no, giovane... No, serviva. Ti serviva. Sì. Se eri giovane non te facevo tutta questa roba. No. L'uomo ogni due settimane si deve togliere i punti neri. La maschera ogni quanto? Beh,
anche lì ogni 2 settimane più o meno. Allora, per crema idratante, dipende. Tu cosa consiglieresti? Tipo quella della Kiehl's che ti ho regalato è ottima per uomini, perché okay, non è troppo grassa. Crema idratante della Kiehl's. Prendi una buona crema e vediamo. Vediamo, vediamo. Oh, esatto, perché tiriamo sul velo di Pandora. C'è il velo, no? Oh, Pandora c'è, cioè, la il velo di il vaso di Pandora o il velo di maglia. Pure il velo di Pandora o il vaso di maglia, capito? Apriamo il vaso di maglia. Ma ci sono acqua. Che non fa mai male. È il primo ingrediente quasi tutte le creme. Ok. Questo c'è come secondo ingrediente l'uva. Ma vabbè, però acqua di frutta. Ma è però glicerina. La differenza di e shea butter sarebbe burro di karité. Bravissimo. Burro di karité? Grazie. Un'autrice qui. E poi dopo ci sono una serie di altri piccoli ingredienti, però non ci sono siliconi, non ci sono petrolati, non ci sono parabeni, non c'è l'olio di palma. Non c'è l'olio di palma. No, l'olio di palma no. No, lo dicevo perché dà tutti fastidio. Se c'è una, se in un prodotto non c'è l'olio di palma, ah no, allora è buono, allora è buono. È un proiettile, però non c'ha l'olio di palma, quindi è buono sicuramente. Comunque io devo dire una cosa, passano gli anni, cioè, però quanto siamo belli sempre. C'è ancora tempo. Mi sono fatta la tinta ieri. Ti sei fatta la tinta? Sì. E devo accorgermene. Qui siamo belli. Come siete? Come siamo? Siete belle. Come siete? Come siete? Ma siete belli soprattutto, perché tutti gli uomini che ti seguono e che sono molto incazzati perché non li saluto mai. Non li saluti, ma allora mai. Adesso Clio vi saluterà. Fai un saluto. Uno a uno. Uno a uno. Abbiamo una lista come, esatto, Babbo Natale. Aspettate. C'è Giulio, Franco, Giuseppe. Chi allora, si chiama? Tutte le cose brandizzate per far vedere, no, che lei. No, ah, è proprio. Oh, per caso l'agenda è proprio quella di Clio Makeup. No, ma è quella che uso veramente. Aspetta, che tavolo. Aspetta, oh, sotto che c'è il libro di Clio Makeup. Yves Saint-Laurent, che mi segue sempre. Yves Saint-Laurent, ciao. Bobby Brown. Ciao, grazie, Bobby. Ciao, Bobby. Laura, Laura Messier. Ciao, grazie. Giorgio Armani. Ciao, Giorgio. Ciao, Giorgio. Stai Chanel. Con noi. Ciao, Chanel. Allora, tutti gli uomini che seguono Clio, cosa vorresti dire agli uomini che ti seguono? Da tanto, perché da tanto, perché tu pensi alle donne, ma gli uomini che c'hanno le donne che ti seguono. Per ogni donna che vede il tuo video c'è un uomo che non sta facendo sesso. È vero, è vero. Per ogni video che tu fai, adesso chiedi, no, chiedi scusa, ma ringrazia, sì, la pazienza, la costanza e la grazie, la lealtà e la e la uomini. Guardate cosa ha fatto la vostra donna dopo aver visto il mio video. Fatele un complimento e vedrete che tutto andrà bene. E che voi 15 minuti li recuperate! Pure con l'aggiunta! E vai! Forse la prima volta che va bene, uomini. No? Io ringiovanito vi saluto. Anzi, vi salussio. Salutiamo tutti. Noi ci salutiamo. Alla grazie regia. A tutta la regia che ci abbiamo dietro. Abbiamo avuto sì, abbiamo. Grazie, la traduttrice Giorgia, insomma, grazie a tutti, è stato un piacere. Vabbè, ciao. Ciao.